stavo facendo il viale e devo stampare le foto dove si è la galleria. Siamo qui al Vivero nella frazione di Rocca di Papa per segnalare alcuni problemi che purtroppo esistono da diversi mesi, 7-8 mesi che non si risolvono. Cominciamo a vedere il primo, mi puoi seguire con la telecamera? Ecco, siamo sulla strada che dal centro CONI porta verso la frazione e qui c'è un canale che praticamente sta sprofondando la strada. Ecco, ci avviciniamo nel punto che è completamente frenato, vedete? La strada, l'asfalto è praticamente andato giù. In questo punto c'è un vero e proprio tracollo. Ci si è limitati a mettere queste strisce rosse come protezione, ma si capisce che potrebbero fare ben poco. Qui di notte, se una macchina, insomma, va un po' verso l'esterno, si ritrova con un danno incredibile, anche molto pericoloso. Di fronte, un altro problema immediato. Anche qui ha frenato la strada, vedete? Lo vediamo bene. Non c'è più, ma qui addirittura c'è un pezzo di cemento asfalto che si è completamente staccato. Si vede la luce, se entriamo dentro nel foro c'è proprio la luce che fa capire come il problema sia molto molto serio, vedete? Ecco, su queste cose insomma vanno avanti da mesi, per non dire forse da 7-8 mesi, su cui le cose sono peggiorate. In questi 7-8 mesi qual è stata l'unica soluzione? Mettere queste strisce bianche e rosse e basta. Insomma, una frazione che vuole ospitare persone che vengono da fuori per eventi importanti, non ci aspettiamo questo. Gennaio, ma c'è sempre sto intervento d'acqua qua. Come mai? Si sa. Ma quanto costa portare ogni volta un gratis, tipo d'acqua? Gratis. Di acqua è gratis, sì, questa l'acqua la facciamo gratis. Però. Il trasporto è gratis? Sì, sì. Non paga nessuno quest'acqua? No, no. Questo è un servizio falacea. Falacea lo fa gratis? Sì. Poi, qual è il vantaggio che c'è? Quante botte arrivano al Vivaro tutti i giorni? Noi le vogliamo gratis, hai capito? Sì, ho capito, no. Quante botte arrivano tutti i giorni? Tutti i giorni, quante di queste ne arrivano? 2, 3, 4. Ma perché c'è il problema al pozzo? Perché non si ripara il pozzo invece? Non sarebbe meglio riparare il pozzo? Perché se da gennaio sono passati, insomma, 8 mesi. 8 mesi, se contiamo 4 cani al giorno tra viaggio. Viaggio gratuito. Ma è gratuito, ma ci vogliamo mettere pure l'inquinamento che fanno questi cani nel Vivaro? Inquinamento? 4 al giorno. 3. 3, 4, una notte, giorno, sempre, come mai? Ma perché non riparano il pozzo? Ma sto pozzo perché non riparano? Ecco, qui cominciate a vedere lo scavo fatto dall'acqua. Le piogge hanno scavato, hanno tolto giustamente. Questo è un punto dove adesso si sono limitati a coprire il tutto con della sabbia. Ecco, qui sotto ci passa la tubatura del gas. Si sono limitati a coprire il tutto buttandoci della sabbia.